Bene, dopo aver visto i principi della dinamica, in particolare le applicazioni del primo principio, ok, quindi abbiamo visto i principi della dinamica, in particolare il primo, o principio di inerzia, il quale afferma che se le forze applicate ad un oggetto danno risultante nulla, allora e solo allora lo stato di moto dell'oggetto non cambia, quindi la velocità in senso vettoriale rimane costante. O, se preferite, equivalentemente, la sua accelerazione è nulla. Vi ricordo che l'accelerazione è la variazione di velocità. Se la velocità non varia, è chiaro che l'accelerazione è nulla. Okay? Il principio, vi faccio notare, vale nei due sensi. Quindi, se per qualche motivo so che le forze applicate ad un corpo danno risultante nulla, sono certo che il suo moto non cambia. Quindi, se era fermo, rimane fermo, se era in moto, rimane in moto con la stessa velocità in intensità, direzione e verso. Viceversa, se osservo un oggetto che si muove di moto rettilineo uniforme, cioè per il quale la velocità non cambia, posso sicuramente dedurne che la somma delle forze applicate è zero. Ok? Perché solo allora succede questo. Oggi approfondiremo, cominciamo a approfondire il secondo principio, detto anche legge fondamentale della dinamica. Aspetta un secondo perché non sempre riesco a scrivere decentemente. Quella dinamica. Il secondo principio, se volete, si può vedere anche in questo modo, generalizza il primo e ci dice che cosa succede se questa condizione, cioè le forze risultanti uguali a zero, viene meno. Se la somma delle forze applicate ad un corpo non è zero, e comunque per qualsiasi forza applicata ad un oggetto, l'effetto di questa forza è di cambiare lo stato di moto. In che modo? Qualunque forza io applichi all'oggetto, questo produce un'accelerazione, cioè un cambio di velocità, e la relazione tra forza e accelerazione è di proporzionalità diretta con una costante in mezzo che è la massa. Ok? Devo essere onesto e a dire la verità, questa è una versione semplificata del secondo principio. Newton l'ha formulato in un altro modo, che vedremo però un poco più avanti. Questa relazione ci dice un sacco di cose. Si dice per esempio che forza e accelerazione sono paralleli, sono vettori paralleli perché la massa è una costante sempre positiva. Ok? E che inversamente, invertendo la relazione, posso usare questa relazione per definire la massa. Se applico una forza a un oggetto, tanto più grande è la sua accelerazione, quanto più piccola è la massa. Mi spiego meglio, se spingo un corpo leggero, lo metto in moto più facilmente. Se spingo con la stessa forza un corpo molto massiccio, si muove molto più lentamente perché ha più massa. Quindi a parità di forza, massa e accelerazione sono inversamente proporzionali. Questa relazione può essere utilizzata per definire la massa come una misura dell'inerzia. Ricordate, il primo principio era chiamato il principio di inerzia proprio per questo. Inerzia vuol dire sostanzialmente pigrizia, cioè resistenza ai cambiamenti. Un corpo, a meno che non intervenga qualche agente che chiamiamo forza, rimane nello stato di moto nel quale si trova. Per cambiare stato di moto servono le forze. Qual è l'effetto di una forza? L'effetto di una forza è tanto più alto, cioè l'accelerazione è tanto maggiore quanto più piccola è la massa. Quindi la massa è una misura della resistenza al cambiamento di stato di moto. Okay? Quindi una misura dell'inerzia. D'accordo?
D'accordo? Questo viene anche chiamata massa inerziale. Cioè, la costante che c'è qua si chiama anche massa inerziale, proprio per questo motivo. Ok? E poi inseriamo anche il terzo principio, visto che ci siamo. Principio di azione e reazione. Okay. Attenzione a una grossa differenza. Mentre il primo e il secondo principio trattano della forza risultante applicata allo stesso corpo, e tutte le forze che entrano qua dentro sono forze applicate allo stesso oggetto. Il terzo principio parla di forze applicate a corpi diversi. Se ho due oggetti, il corpo 1 e il corpo 2, e il corpo 1 agisce sul corpo 2, lo spinge, lo urta o qualsiasi cosa, in qualsiasi modo posso interagire. La forza con cui il corpo 1 agisce sul corpo 2 e la forza con cui il corpo 2 agisce sul corpo 1 sono una coppia azione-reazione. Solo che, ripeto, il vettore che ho qui a sinistra agisce sul corpo 2, il vettore che ho qui a destra agisce sul corpo 1. I due vettori hanno la stessa intensità e direzione, ma hanno verso opposto. Se una forza prende il nome di azione, se per esempio mi interessa la forza con cui 1 agisce su 2, l'altra forza prende il nome di reazione. Ok? Quindi se io prendo una persona, spingo la persona, non posso non essere spinto a mia volta. Le forze non vengono mai da sole, in sostanza, ma sempre in coppia, azione-reazione. Anche questo principio ha conseguenze molto importanti che vedremo, ripeto, a suo tempo. Per adesso focalizziamoci, il primo l'abbiamo già trattato ampiamente, focalizziamoci sul secondo principio. Ok? D'accordo? E quindi andiamo a vedere la relazione tra le forze e il moto. In realtà dovrei dire variazioni del moto. E cominciamo con qualche sistema molto semplice. Ok? Per esempio, il moto lungo un piano inclinato. Abbiamo visto che cosa si intende per piano inclinato. Abbiamo una sezione con inclinazione, chiamiamola alfa, e supponiamo di avere un carrello, un oggetto qualsiasi, lo disegno come una pallina perché mi è più semplice, posto su un piano già inclinato. Immaginiamo per adesso in assenza di attrito. In queste condizioni, è un sistema che abbiamo già trattato ampiamente, quindi andrà un po' veloce. Abbiamo il peso che agisce sull'oggetto e la reazione vincolare R perpendicolare al piano stesso. Abbiamo visto che la reazione vincolare R bilancia la componente del peso perpendicolare al piano. Perché? Perché il nostro carrello si muove lungo il piano, non può attraversare il piano, no? Non ha moti perpendicolari al piano. Di conseguenza vale questa eguaglianza. Rimane tuttavia non bilanciata la parte del peso parallela al piano, che diventa la nostra forza risultante. Quindi se immaginiamo una fatemi disegnare in verde chiaro, una coppia di assi. Uno lungo il piano inclinato, chiamiamolo asse X, e uno perpendicolare al piano inclinato, chiamiamolo asse Y. Allora, lungo l'asse Y la risultante è nulla. Perché? Perché se Y è a salire sul piano, cioè verso l'alto, allora
La componente Y sarà la reazione vincolare meno P parallelo. P perpendicolare, questo sappiamo che è 0, perché le due forze si bilanciano. Okay? Mentre la forza risultante lungo l'asse dell'X è uguale a P parallelo, cioè la parte del peso parallela al piano, che abbiamo visto essere P per il seno di alfa, dove P è M per G. Quindi questa vale mg seno alfa, d'accordo? Ma qui possiamo utilizzare il secondo principio della dinamica, quindi la forza risultante vale massa dell'oggetto per la sua accelerazione, in questo caso lungo l'asse delle x. Quindi m per a x vale mg sen alfa. Le due masse figurano nello stesso modo a destra e a sinistra, posso semplificarle e ottengo che il nostro oggetto si muove lungo il piano inclinato con un'accelerazione che vale g, accelerazione di gravità, per il seno dell'angolo d'inclinazione. Ecco. Quindi si tratta di un moto con accelerazione costante. C'è un moto uniformemente accelerato, perché nessuna di queste due grandezze, né g né alfa, cambiano nel tempo o nello spazio. Ok? Attenzione, diverso caso avrei se il profilo del nostro piano non fosse un piano, rettilineo, scusate. Se avessi, nota bene, se ho, come nelle montagne russe, no? Se ho, questo è il nostro piano orizzontale, un profilo di questo tipo, ecco, un profilo curvo, qui alfa non è costante, è costante g lungo il moto, ma punto per punto l'inclinazione del tratto, di quel tratto di piano, di tratto di pendenza, cambia. Qui per esempio in questo tratto è 0, un tratto orizzontale. Quindi in questo caso il moto di un oggetto lungo questo tipo di pendio non è un moto uniformemente accelerato, lo è solo se il moto avviene su una pendenza costante. È chiaro? Più avanti riusciremo a capire come trattare anche questo caso, anche se non del tutto in modo così completo come il campionato, però si può dire qualcosa anche in questo caso. Ok? Quindi in questo caso ho un moto con accelerazione variabile. Ok? Ma torniamo al piano inclinato. Per il piano inclinato fatemi rifare il disegno. Abbiamo visto che in assenza di attrito un oggetto posto sul piano inclinato, declinazione alfa, si muove con un'accelerazione verso il basso, quindi a scendere, che vale g per il seno di alfa, nell'ipotesi che il nostro asse delle x sia l'asse parallelo del piano inclinato nella versione a scendere. Ok? Non è l'unica scelta possibile, potrei anche prendere l'asse x che sale, in quel caso avrei ax meno g sen alfa. D'accordo? Siccome l'accelerazione è costante, valgono tutte le leggi del moto uniformemente accelerato che abbiamo studiato in cinematica. Quindi se ho ax costante, in questo caso lo ripeto ancora g sen alfa,
Significa che la velocità, per esempio, con la quale il nostro carrello scende, Vx, sarà la velocità iniziale, Vx0, più l'accelerazione per l'intervallo di tempo rispetto al distante di partenza, delta t sta t per t meno t0, dove t0 è l'istante in cui l'oggetto inizia a muoversi, o se preferite la velocità è v0. Ok? La posizione x lungo il piano inclinato in funzione del tempo varrà la posizione iniziale più la velocità iniziale, sempre lungo x, per il tempo trascorso, delta t, più, fatemi scrivere qua sotto, un mezzo a x per delta t alla seconda. Questo, ripeto, cose che già sapete, perché queste sono le leggi della cinematica già viste a suo tempo. In più c'è la terza legge che lega velocità e posizione, quindi la velocità lungo il piano inclinato al quadrato vale velocità iniziale al quadrato più 2 volte l'accelerazione per lo spostamento. D'accordo? Facciamo un semplice esercizio, applichiamo queste relazioni. Immaginiamo di avere un piano inclinato di inclinazione, prendiamo un angolo semplice 30 gradi. Se alfa vale 30 gradi. Okay. Ah, un'altra cosa importante, scusatemi, torno indietro, non me l'avevo fatta notare. Qui la massa si semplifica, quindi significa che il moto lungo il piano non dipende dalla massa dell'oggetto. E qui la massa non c'è. Quindi oggetti di massa diversa se scendono dal piano, lungo il piano con la stessa accelerazione. Ok? Questo è un altro fatto importante. Quindi qui, nel nostro esercizio, se ci interessa il moto, non serve più specificare la massa, perché tanto è rilevante. Ok? Immaginate che scenda da una posizione, quella più in alto, questo il punto A, e la lunghezza del piano L, quindi il tratto AB, B è il punto finale, AB, lunghezza del piano sia di 1 metro. E se parte da fermo, VA uguale a 0, per esempio quanto tempo impiega per andare da AB, cioè a scendere lungo il piano? Tipico esercizio, molto semplice, molto banale addirittura. Ok? Quindi qui l'esercizio ci fornisce la lunghezza del percorso L, 1 metro, l'inclinazione del piano, la velocità di partenza, e ci chiede quanto tempo impiega a passare da A a B, cioè a scorrere, scivolare lungo tutto il piano. La prima cosa che facciamo, calcoliamo per esempio l'accelerazione, A che vale g volte sen alfa. G vale 9,81 metri al secondo quadrato per il seno di 30 gradi, che è 1 mezzo. Quindi è 4,8, 4,905 metri al secondo quadrato. Ok. Quindi abbiamo l'accelerazione. Avendo l'accelerazione, visto che ci chiedono un tempo, dobbiamo utilizzare nelle 3 leggi della cinematica viste un'equazione che coinvolga il tempo. Quindi la terza equazione non ci serve perché qui il tempo non c'è. Potremmo usare la prima o la seconda, però la prima coinvolge le velocità. Dovremmo avere la velocità con cui arriva nel punto in più in basso, che non ce l'abbiamo, quindi la soluzione viene dalla seconda equazione, cioè dalla legge oraria. Quindi ricopio questa,
ci serve questa relazione, lo spostamento vale quello iniziale più la velocità iniziale per il tempo trascorso, tempo di caduta in questo caso, più un mezzo dell'accelerazione per il tempo trascorso al quadrato. Ora qui, nel nostro caso, se prendiamo il nostro asse delle x lungo il piano inclinato, fatemelo disegnare, questo è x, allora la posizione di partenza coincide con l'origine. In questo punto in A x iniziale è 0, mentre in B la x vale L, la lunghezza del piano. Ok? Quindi qui avremo, al posto di questo numero, mettiamolo 0, punto di partenza, il punto di arrivo che ci interessa, che è l'altro punto rilevante, è il punto B, quindi la sua coordinata lungo il piano vale L, lunghezza del piano. La velocità iniziale Vx0 è nulla, l'oggetto parte da fermo, e al posto di A abbiamo G per sen alfa. Ok? Quindi abbiamo che, la riscrivo sostituendo i dati noti, L vale un mezzo G seno di alfa per delta t quadro, delta t in questo caso è il tempo di caduta. Quindi moltiplico per 2, divido per g sen alfa e ottengo che il tempo di caduta delta t vale la radice quadrata di 2 volte L diviso g sen alfa. Ok? Ci sono domande? Mi sembra abbastanza semplice, no? Quindi sostituiamo, qui magari questo è un risultato importante, lo cerco in rosso, quindi delta t, tempo di caduta, vale la radice quadrata di 2 volte L che è 1 metro, G che è 9,81 metri al secondo quadrato e il seno di 30 gradi. Quindi viene circa la radice di 2 circa 0,64 secondi. È tutto chiaro? Molto bene. Qual è la velocità, possiamo anche chiederci, con cui il corpo, se parte da fermo, arriva in B? Qual è la velocità nel punto B? Con i dati che abbiamo è facile calcolarlo, perché abbiamo visto che la velocità al tempo t vale la velocità iniziale, V0, V0x in questo caso è indifferente, più l'accelerazione per il tempo trascorso. Qui abbiamo, qui parte da fermo, l'accelerazione è g per sen alfa, e quindi abbiamo che la velocità nel punto B alla fine del piano inclinato vale g per il seno di alfa per delta t, tempo di caduta. Ok? E quindi nel nostro caso avremo 9,81 metri al secondo quadrato per il seno di 30 gradi per, l'abbiamo trovato prima, 0,64 secondi. E otteniamo circa 3,13 metri al secondo.
Qui possiamo anche utilizzare il delta t, volendo calcolare in un altro modo l'espressione che abbiamo trovato prima, cioè la velocità alla fine del piano inclinato, uguale g sen alfa per la radice di 2 volte l fratto g sen alfa. Portiamo il g sen alfa, visto che c'è anche sotto radice, sotto il segno di radice, e otteniamo quadrata di, portando sotto radice devo elevarlo al quadrato, g quadro sen quadro alfa per 2l g sen alfa. G quadro e g si semplificano, sen quadro e sen alfa si semplificano e mi rimane la radice quadrata di 2l g sen alfa. Attenzione, questa è una relazione importante. Torniamo a riguardare il nostro piano inclinato. Abbiamo visto che L è la lunghezza del piano, alfa è l'inclinazione del piano, ma cosa ottengo se moltiplico L per il seno di alfa? Un triangolo rettangolo, L è l'ipotenusa, alfa è l'angolo adiacente all'ipotenusa, ipotenusa per il seno dell'angolo mi dà l'altezza del piano inclinato da questo segmento. Il cateto opposto ad alfa è ipotenusa per il seno di alfa. Quindi la velocità con cui il nostro carrello arriva alla fine del piano, B, che è B in B, diciamo, ecco, o B finale, è radice quadrata di 2 volte GL sen alfa. Sì. Questo vale H. Quindi è la radice di 2G per l'altezza del piano. Quindi vedete che se a parità di H, cioè se la quota di partenza è fissa, ma cambio L, quindi cambio alfa, la velocità di arrivo sul piano orizzontale è sempre la stessa. Non così per il tempo. Il tempo di caduta dov'era? Eccolo qua. Vedete che se qui cambio L in H su sen alfa, il tempo di caduta dipende dall'angolo. Questo posso scriverlo come radice di 2, e lo penso come h su sen alfa, quindi h fratto g sen quadro alfa. Quindi mentre il tempo impiegato a percorrere il piano inclinato dipende dall'inclinazione, la velocità con cui il carrello arriva alla fine del piano inclinato dipende non dall'inclinazione ma dalla quota di partenza. Anche questo fatto avrà importanti conseguenze riguardo all'energia che verrò vedendo più avanti. Ok? Quindi fatemelo riscrivere qua sotto, la velocità in B o alla fine, se preferite, come volete, è la radice di 2g. D'accordo? Tutto chiaro fin qua? Domande? Benissimo. Cosa possiamo vedere? Ah, sì. Torniamo al disegno. Che succede se ok, abbiamo il nostro carrello che parte da A, arriva in B, ok? E immaginate che in B, per qualche ragione, urti lungo un corpo elastico che lo rimanda indietro. Quindi in B
corpo, il nostro corpo rimbalza e riparte verso l'alto con la stessa velocità con cui arriva in B, ma a diverso opposto. Secondo voi cosa succede? Beh, il moto del carrello che parte da B con una certa velocità, in questo caso verso a salire sul piano, sarà un moto comunque con accelerazione costante perché l'accelerazione è indipendente dal verso della velocità. Quindi se il carrello sale sarà un moto frenato, un moto decelerato. L'accelerazione è opposta alla velocità, tende a rallentarlo. Quindi il corpo sale rallentando fino a che non arriverà in A, fino a fermarsi. Cioè il moto sarà di tipo inverso al precedente. Mentre nel precedente avevamo un'accelerazione che aumentava la velocità, qui abbiamo un'accelerazione che è opposta alla velocità, la velocità in questo caso è negativa, l'accelerazione è positiva, e nello stesso tempo impiegato dal carrello a scendere, scusate, il carrello arriva nel punto di partenza, ma con velocità nulla. Per fare questo è sufficiente ripercorrere il percorso appena visto. Quindi fatemi fare un altro disegno. Immaginate di avere il nostro piano inclinato. Scusate. E adesso il carrello parte dal punto B. E il punto A è quello più in alto. Abbiamo sempre il nostro sistema di assi cartesiani lungo il carrello, lungo il piano inclinato a scendere. Solo che stavolta la legge oraria, posizione in funzione del tempo, vale posizione iniziale più velocità iniziale per l'intervallo di tempo trascorso più un mezzo dell'accelerazione per delta t alla seconda. Ma se adesso a istante t0 il corpo si trova inizialmente in B e va verso l'alto, indichiamo con il rosso la velocità iniziale, ecco, questa è v0x, ok, allora la coordinata di partenza sarà L, perché la posizione di B rispetto allo zero, che è il punto A, è L. La velocità iniziale, okay, non è più nu nulla, ma è negativa perché è nel verso opposto dell'asse delle X e vale, come abbiamo visto prima, meno, immaginando che il carrello in B rimbalzi, cioè torni indietro con la stessa velocità ma invertendo il segno. E la radice di 2gh per delta t più un mezzo dell'accelerazione che è la stessa di prima, g sen alfa, sempre delta t. E in questo caso la posizione di arrivo, il nostro x, se quello di a sarà 0. Quindi vediamo quanto tempo impiega ad arrivare se arriva in 0. Ok? O se preferite utilizziamo il tempo di discesa, quindi anzi forse è meglio, vediamo dove si trova dopo un tempo uguale a quello di caduta. Al posto di delta t mettiamo la radice quadrata di era 2 L su G sen alfa. Okay. E qui al posto di H sostituiamo sempre in termini di L, abbiamo L sen alfa. D'accordo? Quindi abbiamo la posizione, ecco, X finale dopo il tempo T uguale a quello di caduta che sarà L meno la radice di 2G L sen alfa per la radice di 2L G fratto sen alfa più un mezzo G sen alfa per l'accelerazione
Qui c'è il quadrato, quindi tolgo la radice, 2L fratto G seno di alfa. Quindi ci rimane, ci viene una L, meno, mettiamo tutto sotto la stessa radice, abbiamo 2GL seno alfa per 2L fratto G seno alfa, e ancora più, i due mezzi si semplificano. Ok, qui c'è un 2, c'è un 2 che vanno via, di seno alfa va via, quindi abbiamo più L, ok, quindi rimane, ma anche qui si semplifica un sacco di cose sotto radice, di seno alfa va via, e abbiamo... per 2L fa 4L, non so se riuscite a vederlo, rimane 2 per 2 che fa 4, L per L, L alla seconda, quindi abbiamo L meno 2L più L che fa 0. 0 significa che il carrello è tornato in A, nel punto A. Quindi dopo un tempo uguale a quello di discesa, il carrello è ritornato al punto di partenza. Quindi, se riusciamo a farlo ripartire con la stessa velocità, non fa altro che tornare al punto di partenza, come era ovvio aspettarsi. Ok? Ci sono domande? Bene. Chiude il nostro esempio. Che cosa succede invece? Cioè, come cambiano le nostre conclusioni se invece ci fosse attrito non trascurabile? Qui magari iniziamo, ma finiamo la volta prossima. Cioè, in presenza di attrito, che cosa cambia? Beh, abbiamo una forza in più. Oh, scusate, non riesco. Ok, se c'è attrito tra il carrello e il piano, come è normale che sia, ok, allora sul nostro carrello agiscono tre forze. C'è la forza peso verticale, la reazione vincolare perpendicolare al piano e la forza d'attrito. Che, attenzione, la forza d'attrito è una forza subdola perché dipende da come si muove l'oggetto. Ok, se il nostro carrello sta scendendo, la forza d'attrito è verso l'alto. Se invece, come nell'esercizio di prima, il corpo sta salendo, la forza d'attrito è verso il basso. Ok? La forza d'attrito è sempre opposta al moto. Quindi questo è da ricordare. La forza d'attrito è opposta al moto. Quindi non ha una direzione sua. Quindi questa orientazione, il disegno che ho fatto qui, vale se il carrello scende. Se il carrello sale, la forza di attrito è diretta nel verso, cioè da A a B per capirci. Ok? Posto che il carrello stia scendendo, cioè che io lo metto sul piano e poi lo lascio andare, come cambia il discorso che abbiamo fatto prima? Beh, la forza risultante lungo l'asse delle Y, quello perpendicolare al piano, vale sempre R meno P perpendicolare ed è 0, perché comunque il carrello non attraversa il piano. Lungo l'asse delle Y invece avremo
nel verso positivo, fatemelo ricordare, sì, abbiamo questo è l'asse dell'X o se preferite componente parallela al piano. Lungo l'asse dell'X o parallelamente al piano abbiamo P parallelo meno la forza d'attrito. E questo in generale non sarà zero, dipende anche dall'inclinazione, dipende dal coefficiente d'attrito. Ok? Come esprimiamo la forza d'attrito? Abbiamo visto che questo vale il coefficiente d'attrito μ per la reazione vincolare, che in questo caso vale π perpendicolare, quindi sarà μ per π per il coseno di alfa. Quindi, nella seconda delle due relazioni, cioè la forza risultante lungo l'asse delle x, cioè parallelamente al piano, sarà il peso parallelo meno mi p coseno alfa, scriviamo ancora un pochino meglio, mg sen alfa che è p parallelo meno mi volte mg coseno alfa. E questo per il secondo principio della dinamica vale massa per accelerazione, sempre lungo l'asse dell'x. Qui vedete che ho la massa dappertutto, in tutti i termini, quindi posso dividere per m. Quindi in presenza di attrito l'accelerazione lungo il piano è ridotta, è diminuita e vale g sen alfa meno il coefficiente d'attrito per g cosen alfa. Questo ovviamente a patto che l'inclinazione sia talmente sufficientemente alta da fare in modo che il corpo riesca a muoversi, perché se l'inclinazione del piano è troppo piccola, quindi in teoria se questa parte è più grande di questa, non è che il corpo sale, solo che non si muove. Quindi vediamo se AX è maggiore di 0. Cioè se il peso è in grado di mettere in moto l'oggetto. Cosa che avviene, come abbiamo visto precedentemente, solo se l'inclinazione del piano è sufficientemente elevata. Altrimenti rimane fermo. Cosa cambia invece se il nostro carrello si trova alla fine del piano e gli diamo un calcio a salire? In questo caso la forza d'attrito cambia diverso, quindi qui cambia segno. Per cui se il corpo scende, qui ho un più. Ok? In questo caso, se il corpo sale verso il piano inclinato, l'attrito e P parallelo hanno lo stesso verso, tutti e due atti a ridurre la velocità. Ok, questo è importante. Quindi questo, ripeto, se il carrello scende, invece se sale, AX sarà sempre, cioè si ripete lo stesso ragionamento, solo che stavolta la forza è parallela ed equiversa al peso, quindi G sen alfa più mi g cosen alfa se sale, se sale il carrello, volevo dire, ovviamente. Ok? Attenzione al segno diverso. Perché se, forse è meglio fare anche il disegno, poi ci fermiamo. Se il carrello sta salendo, la sua accelerazione è verso l'alto, allora le forze, il peso non cambia, la reazione vincolare non cambia, ma l'attrito è diretto, che è in verde, è diretto verso il basso. Ok? Però ci fermiamo qui.